Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Con la riforma del 138 abbiamo fatto in modo che ci sia un percorso più veloce per fare finalmente una riforma complessiva della Costituzione. Dunque è una possibilità finalmente di fare quelle riforme come il federalismo, come la fine del bicameralismo perfetto, la riduzione dei parlamentari che stiamo aspettando da troppo tempo. Signor Presidente del Consiglio, noi abbiamo ascoltato il suo discorso in occasione della fiducia e abbiamo apprezzato la parte che abbiamo puntualmente richiamato nella nostra mozione che faceva riferimento alle riforme. E quel voto contrario, naturale, alla fiducia si è tradotto in astensione proprio per questo motivo. Ecco, io le voglio dire in qualche modo, si liberi da questa zavorra, non guardi a destra e a sinistra, ma guardi avanti. Se così farà, la Lega raccoglierà la sfida. Una Costituzione italiana è forse, insieme alla Bibbia, uno dei testi più citati e meno letti. In questi anni sembrava che parlare di riforma della Costituzione volesse mettere in discussione la storia che ne ha portato all'approvazione e la correttezza di quest'ultima. Nessuno ha mai voluto questo, soprattutto la Lega non ha mai voluto affermare ciò. Noi diciamo che la Costituzione è vecchia, ha quasi 70 anni e finalmente dopo quasi 70 anni se ne sta forse prendendo atto. E questa nostra mozione altro non è che un'esortazione decisa ad avviare un processo di riforma non più procrastinabile. Grazie. Non siamo dei pazzi a essere qui a parlare di riforme costituzionali quando le emergenze evidenti sembrerebbero essere altre. Il lavoro, la riduzione della pressione fiscale, la crescita, solo per citarne alcune. Io voglio che sia chiaro a tutti che se attraverso le riforme non si porterà questo Stato e la pubblica amministrazione a costare di meno, a lasciare a casa i fannulloni e ad essere più efficienti, neanche il buon Dio sarebbe in grado di ridurre la pressione fiscale di questo Paese. Nessuna ripresa sarà mai possibile se non riformando uno Stato che rappresenta lui stesso la palla al piede che sta affondando il Paese. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.